Exersal 2019 ad Avezzano, tra poco vedremo come si è svolta l'esercitazione. Pronto soccorso in tilt, molti gli incidenti e cadute causati dalla pioggia ghiacciata. L'Aquila ha presentato il progetto Viva, lo scopo di somministrare alle pazienti trattamenti gratuiti. Mediano De Marsi incontra Padre Pallotta, domenica prossima ci sarà l'incontro di ritorno. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque è stato un anniversario nel segno del ricordo, l'esercitazione di protezione civile svoltosi ad Avezzano proprio nel giorno della ricorrenza del devastante sisma del 13 gennaio 1915. Exersal 2019 ha coinvolto cittadini, istituzioni e persone ricoverate in ospedali. Ma vediamo ora il servizio. Ci troviamo alle falde del Monte Salviano dove sta per iniziare la cerimonia commemorativa delle vittime del terremoto che devastò la Marsica il 13 gennaio del 1915. Cerimonia officiata dal Vescovo di Avezzano, Monsignor Pietro Santoro, con la partecipazione del Sindaco di Avezzano, Dottor Gabriele De Angelis. Apre la cerimonia il Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica di Avezzano, Pietro Antonio Di Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti. 104 anni dal disastroso terremoto della Marsica. Siamo qui a ricordarlo. Iniziamo la cerimonia con l'alzabandiera.
questa cerimonia che ci fa incontrare ogni anno sul Monte Salviano non vuole essere e non deve essere una stanca e fredda ritualità, ma deve riportare nel nostro cuore volti, storie, biografie di persone che sono state travolte dal dolore immenso del sisma. Deve essere questo un momento di emozione e di commozione, ben consapevoli che la storia delle vittime del terremoto è la storia che poi ha generato nuove energie di generosità, di ricostruzione, di condivisione, di fraternità. Anche questa storia deve essere riportata nell'oggi della nostra vita per continuare ad essere una realtà, la Marsica Avezzano, storia di percorsi virtuosi, di percorsi, di opere, di giustizia e di fraternità. Affidiamo al Signore i morti del terremoto, uno per uno. Ci affidiamo alla preghiera, dicendo: Cristo, ascoltaci. Per le vittime del terremoto e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'ora di fraternità e di pace. Preghiamo. Per quanti sono morti sotto le rovine del terremoto, perché possano godere la gioia eterna nella contemplazione del volto del Signore. Preghiamo. Dio onnipotente, ti affidiamo i nostri morti. Contemplino la gloria del tuo volto e fa che quando giungerà la nostra ora possiamo lietarci insieme della tua dolce presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. La parola al signor Sindaco di Avezzano. Grazie e buongiorno a tutti e benvenuti e un saluto carissimo a tutte le autorità presenti. È sempre emozionante essere qui sotto alle pendici del Salviano e ricordare e commemorare quello che è accaduto su questa terra e che ha segnato in maniera profonda e significativa la storia del nostro territorio. 104 anni fa ci fu questo disastroso terremoto che provocò 33.000 vittime circa, 8.000 solo ad Avezzano, su una popolazione di 11.000, pensate, un evento, mai uno dei terremoti più disastrosi degli ultimi cento anni. E ci fu una solidarietà straordinaria, in considerazione anche dei mezzi e degli uomini che all'epoca potevano essere funzionali a risolvere e a intervenire in questa situazione. Voi oggi, tutti qui intorno raccolti, siete gli eredi di quegli eroi che nel 1915 giunsero soprattutto da Roma in treno con mezzi che non sono certamente quelli di oggi, per dare i primi soccorsi a un territorio martoriato, in un contesto storico anche difficilissimo, perché da lì a pochi mesi poi iniziò anche la prima grande guerra, quindi un contesto veramente incredibile se pensiamo ai mezzi di soccorso e alle possibilità che abbiamo oggi di intervenire per quanto riguarda questi eventi disastrosi e naturali che purtroppo ancora oggi colpiscono il nostro territorio. Eppure la Marsica e i marsicani, fedeli al loro spirito, al loro senso di appartenenza e aderenti alla loro forza d'animo, il DNA che li ha contraddistinti nella storia, riuscirono con le loro donne, i loro figli a risollevarsi anche in un momento forse più difficile della loro storia e a rilanciare questo territorio verso un futuro all'epoca difficile, incerto, ma non persero mai la speranza, questo anche nella fede che questo popolo ha sempre dimostrato di avere, e il tutto fece sì che in qualche maniera anche in mille difficoltà si potesse ripartire.
Sulla prevenzione c'è ancora da fare molto per quanto riguarda le normative, i fabbricati, ma soprattutto la messa a punto di tutta l'organizzazione di protezione civile, ma soprattutto la formazione. È un lavoro che stiamo portando avanti da 2 mesi all'interno del Comune, perché ha un doppio scopo. Il primo è quello di effettuare una formazione nei confronti soprattutto dei ragazzi delle scuole. Tutte le associazioni di volontariato, le scuole, i discenti, i docenti, i parroci, insomma abbiamo raccolto intorno a questo evento tantissime persone, e di per sé, al di là dell'esercitazione che scatterà a sorpresa tra qualche minuto, la maggior parte del lavoro, quello che secondo me è più importante, già l'abbiamo effettuato. Siamo stati concentrati e abbiamo lavorato intorno a questo argomento per circa 1 mese e mezzo, 2 mesi, a tutti i livelli della società della città di Avezzano. Quindi abbiamo sensibilizzato, informato e formato soprattutto i giovani, ma la nostra comunità è una comunità che, quando si propongono delle cose importanti, risponde come poche comunità. Io vedo una grande sensibilità verso il volontariato, verso l'altruismo, che si lega anche a iniziative culturali che spesso proponiamo e vengono recepite sempre con grande slancio. Io sono orgoglioso e fiero di essere il sindaco di questa comunità, grazie a tutti quanti voi che vi coinvolgete sempre con slancio, soprattutto sulle cose più importanti. Grazie e buona giornata, buona domenica a tutti quanti voi. Allora, io sono Maria Luisa Rossi, sono un volontario del GVM di Magliano dei Marzi, un'associazione di protezione civile, e oggi siamo qui ad Avezzano in occasione di questa esercitazione. Portiamo una riedizione della campagna nazionale Io non rischio. La campagna nazionale Io non rischio ormai da diversi anni si fa in tutta Italia per promuovere la cultura della riduzione del rischio sismico, e quindi in questa occasione sembrava doveroso ripetere la campagna, incontrare la popolazione per dare una serie di informazioni sulle buone pratiche da mettere in campo sia prima che durante che dopo un evento sismico, per cui oggi speriamo di incontrare gli avezzanesi per poter dare queste informazioni. Sopra invece siamo tutto lasciato, non sono stati chiusi. Noi abbiamo riprodotto le buone pratiche di protezione civile all'interno di un'abitazione tipo, con un piano che ha le accortezze minime, come quelle del bloccaggio dei quadri con il gancetto, con giustamente il blocco verso la parete. Abbiamo anche tutti i pensili che sono fissati al muro, e quindi in caso di sisma tutte le misure minime di protezione civile vengono applicate e non si hanno pericoli per chi vive l'abitazione. Il piano superiore invece
non ha queste accortezze e quindi giustamente i quali sono appoggiati, i vari, sia l'abat-jour che i libri hanno delle mensole vicino sopra i letti, e quindi in caso di terremoto vediamo come reagiscono. Facciamo una simulazione, vediamo come reagiscono entrambi i piani. Sì. Okay. Possiamo vedere che il piano superiore ha quello che può succedere in tutte le abitazioni, la caduta dell'armadio che può bloccare le vie di uscita dall'abitazione, abbiamo la caduta dell'abat-jour, dei libri che si trovano sopra le mensole, che sono anche messi in una posizione non propria vicino il letto, e quindi ha una reazione non in linea con le buone pratiche di protezione civile. Il piano terra invece abbiamo, è come se non fosse successo nulla, quindi chi vive in un'abitazione con queste misure ha almeno la possibilità di avere le protezioni e la salvaguardia al sisma, quindi potrebbe mettersi sotto il tavolo, non ha la caduta degli oggetti sulle mensole, e quindi le buone pratiche di protezione civile consigliano questa tipologia di abitazione. Grazie. Questa era una palazzina, diciamo, quasi nuova costruzione, che è andata distrutta con il terremoto. Anche qua, questa è una foto di Amatrice. Su quale trova tutte queste informazioni, anche in maniera un po' più dettagliata? Con degli specchi, e mensole. Io sono qui in piazza, sono uscito come tanti altri ovviamente, anche posticipando alcuni miei impegni, perché credo che un'iniziativa di questo genere innanzitutto è un'iniziativa di grande valenza culturale, perché la prevenzione è innanzitutto una iniezione di cultura nella propria intelligenza e nel proprio cuore. E poi devo anche dire che è stato organizzato nel migliore dei modi, quindi complimenti veramente a chi ha realizzato, a chi ha gestito e a tutti i volontari che stanno anche accogliendo le persone. Ennesimo decesso, tutto da chiarire in pochi giorni nella Marsica. L'ultimo episodio si è verificato a Pescasseroli, dove lavorava da qualche mese come chef Antonio Ferreri, di 35 anni, di Avezzano. Il suo corpo è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino nella struttura in cui lavorava, per la precisione lungo le scale dell'hotel, ad alcuni colleghi che immediatamente hanno lanciato l'allarme. I familiari sono stati avvisati subito dell'accaduto e sono giunti sul posto. Secondo le prime ipotesi, il 35enne potrebbe essere scivolato o potrebbe essere stato colto da un malore. Sono intervenuti i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Ed è un pronto soccorso in tilt ad Avezzano per i numerosi incidenti e rovinose cadute, per un fenomeno non raro che ha investito Avezzano e numerosi centri della Marsica. La pioggia ghiacciata infatti ha causato diversi incidenti a catena, con diversi feriti che hanno intasato il pronto soccorso, con inevitabili vibrate proteste degli utenti costretti a lunghe attese. Paura per un incidente anche lungo la superstrada dell'Iri. I sindaci dei comuni di Avezzano, Gioia De Marsi e Pescina hanno emanato lo stato di allerta, cercando di limitare i danni a cose e persone. Purtroppo ad Avezzano la situazione è stata particolarmente critica lungo i marciapiedi nei tratti dove non è stato possibile spargere il sale. Può la cura della bellezza essere di sostegno nel difficile percorso di una paziente oncologica? La risposta è sì. In America da 20 anni gli oncologi lavorano a stretto contatto con i medici estetisti, e da 10 del nord Italia, all'Aquila, una delle due sedi abruzzesi del centro di senologia,
Siamo all'anno zero, grazie a Viva, progetto ideato da due dottoresse aquilane, l'oncologa Tina Sidoni e l'anestesista medico estetico Maria Rosaria Autore. Scopo di Viva è somministrare alle pazienti oncologiche trattamenti gratuiti, quali ad esempio la dermopigmentazione con ricostruzione del capezzolo, la dermopigmentazione delle sopracciglia, la prevenzione e il trattamento della caduta dei capelli, il trattamento delle cicatrici e tutti quei trattamenti rivolti alla cura della pelle o del corpo stremati dai cicli chemioterapeutici. Ricorrere alla medicina estetica in un momento tanto delicato, ha dichiarato stamani in conferenza stampa la dottoressa Autore, può rappresentare una soluzione per migliorare il benessere psicologico, frequentemente messo a dura prova dai cambiamenti fisici causati dalle cure farmacologiche. All'Aquila diagnostichiamo 250 casi all'anno di carcinoma mammario, ha aggiunto la dottoressa Sidoni, e la maggior parte delle volte quando affrontiamo il discorso della chemioterapia, le pazienti si formano prima sulla caduta dei capelli e poi sugli altri effetti collaterali legati ai farmaci antitumorali. Il medico estetico diventa pertanto figura importante nell'accudimento del paziente oncologico ed è quello che intendiamo divulgare con Viva, allo scopo di restituire un minimo di sollievo a tanta sofferenza. Collaborano al progetto i reparti di oncologia medica, senologia e radioterapia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e dei presidi di Avezzano e Sulmona. Domenica 27 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di Santa Lucia, Maiano De Marsi, i padri e le suore guanelliane della missione italiana a Santiago de Compostela organizzano per i pellegrini l'incontro di ritorno. Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa e alle ore 12 padre Fabio Pallotta spiegherà il portico della gloria di Santiago de Compostela. Santiago de Compostela è la città spagnola, capoluogo della comunità autonoma della Galizia. La sua notorietà è dovuta al fatto che da oltre un millennio è, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie mortali di Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. Santiago de Compostela è il famoso cammino del pellegrinaggio omonimo. Sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985. La città è luogo di peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il mondo. I padri guanelliani sono a Santiago dal 2010 e nelle ultime due tappe del cammino si occupano dei pellegrini circa 400-500 mila all'anno, ma soprattutto di quelli di lingua italiana, il secondo popolo a percorrere il cammino di Santiago, più numeroso dopo quello spagnolo. Padre Fabio Pallotta, superiore della missione dei Guanelliani a Santiago, sarà presente quindi a Maiano il prossimo 27 gennaio presso la chiesa di Santa Lucia per l'incontro di ritorno. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune dell'Aquila sottoscriveranno giovedì prossimo, 17 gennaio, nella sede del MIBAC a Roma, il protocollo d'accordo per l'attuazione del programma di iniziative ed eventi culturali che si terranno durante il corrente anno all'Aquila e nell'area del cratere per il decennale del terremoto del 6 aprile 2009. A firmare il documento saranno il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Bacca, titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito dagli eventi sismici e anche il sindaco dell'Aquila. In occasione della firma si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrate le linee guida del programma per il decennale. L'INPS informa che dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio e fino al 31 dicembre di quest'anno sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019. Contributo fino ad un importo massimo di 1.500 euro su base annua può essere corrisposto previa presentazione della domanda da parte del genitore a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1 gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati,
cosiddetto contributo asilo nido e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulta l'iscrizione. Per i bambini di età inferiore a 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che atteste l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento a causa di una grave patologia cronica. La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare la domanda presso gli enti di patronato e intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Ma per ogni altra informazione si invitano gli interessati ad accedere sul sito imps.it. L'Associazione Culturale Agricoltori di Lucco de Marsi, di cui il presidente Franco Pais, organizza la Festa del Mondo Agricolo Fucense, giunta alla 17ª edizione. Le varie iniziative si svolgeranno nei giorni 16 e 17 gennaio, a cominciare alle ore 17.30 con una santa messa nella chiesa di Sant'Antonio Abate, seguirà poi una fiaccolata con la statua del santo, accensione poi di fuochi in piazza Umberto I e distribuzione di pietanze contadine. Il giorno successivo, quindi, il 17 gennaio, a cominciare dalle ore 11, di nuovo la Santa Messa nella chiesa di Sant'Antonio Abate con la benedizione e distribuzione di cicerocchi e panette, benedizione degli animali domestici con una Santa Messa poi officiata da Sua Eccellenza Monsignor Pietro Santoro. Saranno presenti autorità regionali, provinciali e comunali e durante la conviviale sarà assegnato anche il premio il seminatore. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie anche oggi per averci seguito e arrivederci.